Stai arrivando abbastanza alto nella classifica dei palleggiatori per punti realizzati. Ne avevi messi a terra 8 nella partita con Padova, 4 contro Piacenza. Dove vuoi arrivare? Ma sinceramente il palleggiatore, allora, fa piacere, io voglio contribuire nel miglior modo possibile alla vittoria della mia squadra, quindi non sono altissimo, però a muro, insomma, me la cavicchio, diciamo, me la gioco più sul tempo con gli avversari, se posso faccio qualche pallonetto di seconda, in battuta cerco di limitare, diciamo, gli errori, anche se magari ieri ne ho fatti due, che per me è un po' strano. A Padova è andata molto bene. Il palleggiatore credo che come prima cosa, come priorità, debba saper palleggiare. Poi quello che riesce a fare di più, la battuta, muro, insomma, attacchi di seconda, è un qualcosa in più che contribuisce alla squadra. Io ci sono partite in cui come Padova ho fatto 8 punti, ieri 4, magari ne capita qualcuno che ne faccio uno o due. A me però la priorità mia è sempre quella del palleggio, mi concentro molto su quello, sulla precisione, sulla gestione tattica della squadra. Per me la priorità è sempre quella. Poi il resto è un qualcosa in più che ovviamente se c'è la spazio per farlo, lo faccio volentieri, insomma.